Sì, se ve lo state chiedendo, è una felpa e sotto ancora il pigiama, perché se voi probabilmente siete in pigiama mentre guardate i miei video, io perché devo vestirmi bene per raccontarvi delle cose a voi? Fatta questa presentazione, boom! Ben arrivati Nintendari, benvenuti nel mio canale di game, ovviamente Nintendari perché questo video sarà dedicato soprattutto ai fan della Nintendo. Ringrazio i cinesi per prima cosa, grazie ai cinesi di AliExpress perché finalmente, se mi state vedendo bene, sperando che mi state vedendo bene, sì, suppongo di sì, devo ringraziare i saldi dell'11 di novembre. Porca puttana! Dicevo, devo ringraziare i saldi dell'11 novembre perché mi è arrivata una la micro SD da 32 giga, quindi io sto registrando in 1080 e vi porterò questo video in 1080p, anche se alla fine la micro SD non era di 32, era di 29, perché ovviamente i cinesi se non c'è qualcosa di sbagliato non sono contenti. E ringrazio anche il fatto che mi è arrivato a casa il cavalletto per il cellulare, quindi sto registrando finalmente bene per la prima volta. Fatta questa premessa, parliamo oggi di Nintendo Switch, perché se siete arrivati su questo video, se siete arrivati su questo canale, è perché anche si parla di Nintendo Switch. E non ne abbiamo parlato tanto in queste ultime settimane. Questa settimana, come avete visto, sono usciti due gameplay di Pokémon, perché è uscito Pokémon e quindi era giusto portarvi la prima oretta di Pokémon. Non è uscito Final Fantasy per un motivo particolare. Non ho soldi. Cioè, l'ho prenotato, ma ho un esame la prossima settimana, sono un po' corto di soldi, quindi ragazzi, aspettate un paio di settimane e poi vi prometto qualcosa di bello per Final Fantasy XV. Sicuramente farò la stessa cosa di Pokémon. Quindi la prima ora ve lo porterò con due video staccati uno dall'altro di 15-20 minuti. Però, come ho detto, qui si viene per parlare di Switch, perché tutto quello che non mi dicono gli altri canali ve lo dico io. Sono alla fin fine rumors, questo è vero, no, non tutti sono rumors, però ci sono molte cose che danno per certo che quello che vi dirò io è probabilmente la verità, cioè non sto scherzando, probabilmente la maggior parte delle news sono vere, la maggior parte dei rumors sono veri. E qual è la questione? Direi intanto di partire da una semplice cosa, mi sono scritto tutto qui, no, non c'è niente di imbarazzante scritto dietro, per fortuna. Partiamo dicendo che Nintendo ha ufficializzato che, porca troia, il caffè, ma davvero mi chiedo. Ah, mi ci voleva. Nintendo ha ufficializzato che il 13 gennaio sarà presentato a New York, quindi una roba bella grossa, Nintendo Switch. 13 gennaio, quindi ci sarà la presentazione con il prezzo, con la data di uscita. E questo viene riferito da Polygon, che appunto sarà un hands-on event, quindi non credo tutti, credo saranno solo una ristretta cerchia di persone. Potranno provare Nintendo Switch, ma credo ci sarà una conferenza addirittura in live da parte di Nintendo, quindi potremo seguire la conferenza che durerà addirittura 4 ore, no, 4 ore durerà, oltre alla conferenza, anche, le prove di Nintendo Switch. Quindi aspettatevi di ricevere news confermate il 13 e che probabilmente ci sarà un live stream di Nintendo il 13 di gennaio. Intanto però abbiamo altre informazioni riguardo i giochi, oggi parliamo soprattutto dei giochi ragazzi. Intanto parliamo di Zelda Breath of the Wild. Laura Kitdale, l'insider, perché è sicuramente un insider, e dopo vi spiegherò anche perché i suoi rumor sembrano effettivamente seri e sembra che effettivamente quello che dice abbia un senso, dopo saprete perché. Allora, Laura Kitdale ha confermato che in pratica in United Kingdom, quindi nel Regno Unito, l'uscita di Breath of the Wild per Nintendo Switch sarà per il 16 giugno, mentre quella per Nintendo Wii U sarà per il 23 giugno. E mi pare una mossa azzeccatissima, perché far uscire prima quella di Nintendo Switch, la Wii U ormai è morta, ragazzi. Non so se è arrivata addirittura la notizia che hanno smesso di produrla, e quindi stanno smettendo di produrla. E quindi probabilmente si concentreranno a produrre 2 milioni di Nintendo Switch, credo, vogliono venderne così tante. Comunque, sono veramente, veramente tante come Day One. Oltre a questo,
possiamo, la signora, sempre Laura, la signorina Laura Kettdale ha confermato che il si sta lavorando per un porting di Xenoblade, Xenoblade Chronicle X, che sia che è effettivamente uno dei JRPG migliori usciti nel 2016, probabilmente a pari di Final Fantasy XV, che però non ho ancora in mano, ma mi sono informato. Ma devo dire che appunto portare un porting, un po' brutto da dire, ma portare un porting di Xenoblade Chronicles X può funzionare soprattutto per fare vedere alle persone, a più persone possibili, il lavoro incredibile che fa la Monolith, che l'ha fatto già con Xenoblade, non con una grafica magnifica, perché sapete che è uscito per Wii e poi è uscito per Nintendo 3DS, quindi capite che non si parla, si parla alla fin fine dello stesso motore grafico, mentre su Switch, e quindi su portando probabilmente la grafica di Nintendo Wii U, finalmente mostrerà le palle grosse di Monolith, che è veramente una gran software house. Il fatto è che questo porting non se ne occuperà la Monolith Soft in premis, se ne occuperà un'altra, un altro studio, lo stesso studio che ha portato il remake di Wind Waker, no scusate, di Twilight Princess, lo stesso studio che ha fatto il remake di Twilight Princess si occuperà anche del porting di questo nuovo gioco, mentre la Monolith si sta occupando di un nuovo gioco per Nintendo Switch, e spero vivamente, con del pieno del mio cuore, che facciano una nuova storia, nel senso, il problema di Xenoblade X era che tu avevi un personaggio, per me, mio parere, è solamente preferenza, poi magari qualcuno è piaciuto anche così. Il fatto che tu hai creato un personaggio che però non era canonico nella storia, era canonico come un personaggio a random che era lì, come main character, mentre vorrei qualcosa più simile a Xenoblade, in cui c'era Shulk che era un protagonista un po' più caratterizzato, ecco. Comunque la Monolith appunto ha confermato che comunque si sta lavorando su questo nuovo gioco. Inoltre Todd Howard, uno che sta in Bethesda, non so dove, andatevelo a cercare su internet, Todd Howard, credo sia addirittura il CEO di Bethesda, ha detto che in un'intervista che la demo su Nintendo Switch è stata la miglior demo mai provata e mai vista in tutta la sua cazzo di vita. Quindi ha detto che è veramente incredibile. E inoltre ha confermato in una rivista che ciò che vediamo nello schermino piccolo sarà praticamente della stessa grafica che vedremo nello schermo grande. Io credo che questo non sia vero, credo che comunque quando noi porteremo la Switch su uno schermo più grande ci sarà per forza una renderizzazione in qualche altro modo, però credo, se appunto mi fido di Todd Howard, io spero nel 1080p per 60 fps, lo sapete, cioè ci deve essere almeno un passo avanti rispetto alla Nintendo Wii U, e io spero veramente che sia in 1080p per 60 fps. Poi anche se ha la grafica di Nintendo Wii U va bene. E dopo tutte queste cose vi dico che Laura Kettdale, quindi l'insider di Nintendo, quella che ci sta dando tutti questi rumor che sono probabili notizie, è stata messa nella blacklist di Nintendo UK. E questa non è una cosa molto che viene fatta a tutti, e probabilmente i rumor che sta portando Laura Kettdale su Twitter sono veri, e quindi la maggior parte delle cose che ha detto sono vere, e boh, aspettiamo comunque il 13 gennaio per averne la conferma. Oltre a queste notizie, Laura Kettdale ha messo su Twitter una lista che vi metterò qui, io sono in mezzo, non lo so dove me la metterò, magari mi coprirà addirittura la faccia, dei primi giochi della lineup di uscita di Nintendo, per quanto ne sa lei, perché magari non sarà così, e io spero vivamente non sarà così, perché vorrei altra roba, anzi in realtà io spero in un'altra cosa, ma magari ve lo dirò in un altro video. Allora, guardiamolo insieme. Laura Kettdale ha annunciato che addirittura il sistema uscirà in Europa il 13 marzo, e in quella stessa settimana dovrebbe uscire Nintendo Switch in tutte le altre parti del mondo, considerando che
sì, ci sta, direi che è un... direi che una data più o meno realistica. Al Day One dovrebbe esserci 3D Mario, quindi il nuovo Mario che dovrebbe essere già da un pezzo in lavorazione e che appunto abbiamo visto un pezzettino, proprio 10 secondi, nel trailer di Nintendo Switch, nel teaser trailer. Un RPG di Mario e i Rabbids che, boh, nel senso... non mi stanno molto simpatici i Rabbids, però è un RPG e magari potrebbero fare qualcosa di veramente carino. Il porting di Splatoon con molte cose più aggiunte, e questo mi interessa assai. A Day One ci dovrebbe essere anche Skyrim, e appunto che tutti dicono Skyrim non ha confermato, però ragazzi, dopo che ha parlato Todd Howard, dopo che c'è in questa cazzo di lista, vuol dire che Skyrim in qualche modo... ci sarà su Nintendo Switch, ovviamente la remaster, e Just Dance 2017. E questo andrebbe quindi a confermare che i Joy-Con che avremo in mano funzioneranno come Nintendo, come il Nunchuck e il joystick della Nintendo Wii. Anzi, io spero addirittura che Nintendo Switch sia compatibile con tale joystick, perché sarebbe veramente una pacchia, perché così non dovrei andare a prendere 1000 joystick, aspettare che i miei amici prendano la Nintendo Switch, ma semplicemente potrei utilizzare quello della Nintendo Wii, che potevano essere usati con quelli della Nintendo Wii U, e se potevano possono essere usati anche con i Nintendo Switch, ragazzi, è una figata, cioè nel senso ci sarebbe un risparmio di joystick assurdo, anche se andrò a prendere comunque i joystick Pro. Mentre sempre Laura Catdale dice che nei primi 6 mesi di uscita della Nintendo Switch dovrebbe esserci un porting di Smash, con appunto la motivazione con l'uscita di Bayonetta e Cloud di Final Fantasy VII, che dovrebbero uscire lo stesso giorno, anche se non si è detto ancora niente, non si è saputo ancora niente di Corrin, che è il main character di Fire Emblem Fates. E, punto, primi 6 mesi, porti di Smash, Zelda Breath of the Wild, il gioco della Telltale dei Guardiani della Galassia, molto interessante, anche perché la Telltale fa robe migliori su console che rispetto al computer. Quando arriva il computer... la Telltale di solito ha un sacco di bug, gli serve come minimo una patch, che dovrebbe uscire appunto nello stesso weekend del film. Poi il porting di Mario Kart 8, importantissimo, con ovviamente tutte le aggiunte. Il porting di Xenoblade X, importantissimo anche quello. Il porting di Mario Maker, che sinceramente di quello non so se se ne sia veramente bisogno. E appunto nei primi 6 mesi dovrebbe addirittura uscire il Silver Case, che da quel che ho capito è il nuovo gioco di Suda51. Spero di non sbagliarmi, se fosse così sarebbe da comprare. Ho già visto la Collector in giro, ma non mi sono informato per nulla del gioco. Nel 2017 Laura Catdale poi annuncia, dice che dovrebbe uscire Pokémon Stars, che forse sarà la soluzione a tutti i problemi di Sole e Luna, dei problemi che sto leggendo in giro, poi ovviamente vi dirò in una discussione a parte. Solo nel 2017 Pikmin 4, che dovrebbe essere un reboot della saga di Pikmin, e nel 2018 dovrebbe uscire invece Beyond Good and Evil 2. No, bugia, non un sequel diretto, ma un reboot esclusiva di Switch. Allora, se fosse effettivamente così il 2017, che non sarà mai così, saranno aggiunti molti altri giochi, suppongo, di terze parti, direi che è un... cioè, nel senso, mi piacerebbe avere molti più giochi delle terze parti, perché se effettivamente questo console mi permette di giocare dove voglio, posso effettivamente portarmi i miei giochi dove cazzo mi pare. Mi viene da pensare, per esempio, a Xenoblade Chronicle X, che magari io sono molto in giro, non ho tempo di giocare a casa, me la metto nella mia Nintendo Switch, quando devo andare via ci gioco. Ed questa è una buonissima cosa. Inoltre posso giocare con, se anche i miei amici lo prendono, visto che c'era l'online su Xenoblade, posso giocarlo dove voglio. Soprattutto portarmi dietro ogni volta sta cazzo di PS4 a casa dei miei amici è ingombrante. E quindi spero ovviamente che
Nintendo Switch abbia molti molti più giochi di quelli che sono stati annunciati da Laura Cattedale. Detto questo, signori, ringrazio nuovamente AliExpress. Dovrà arrivare anche un'altra cosa che spero di recensirvi il prima possibile, un joystick molto particolare. E niente, ricordatevi che se volete notizie di Nintendo attendibili, o comunque le volete effettivamente tutti, questo è il canale adatto a voi. Quindi vi consiglio di lasciare un mi piace, vi ringrazio nel caso l'abbiate appena fatto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di unirvi alla community di Casual Gamer, in cui io partecipo. E detto questo, io direi che ci siamo detti tutto. E mi dispiace appunto dei pochi video che escono a settimana, ma sapete com'è, la mia situazione non è ottima. Lunedì ho un esame, quindi insomma dovrei pensare a suddetto esame, però almeno qualche video a settimana ve lo voglio portare sempre. Vi ho ricordato tutto quello che vi dovete ricordare. Ricordatevi soprattutto di mettere mi piace alla pagina Facebook, perché più o meno ci stiamo, siamo lì con i numeri, cioè siamo 96 qua e un centinaio nella pagina Facebook, ma molti di voi magari non sono sulla pagina mia di Facebook. Vi ricordo anche di seguirmi su vari social network, Instagram, Twitter, cazzi e mazzi, ma lo sapete queste cose. Dai, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!